chiama Gloria Deus, è dal popolare lavoro sacro che lui ha composto.
l'altro sono diventati dalla Gerusalemme liberata per quattro passi. A voi la sacra grazia.
quali le nostre preghiere, il nostro grazie vogliamo cantare. È una Vergine, un vero profeta, segno e stanno partendo da sempre. Data le eterni, il proprio Signore, donne ci parli, che ancora ne la terra. Eppure, l'unica tua parola, ignara, certo, che come la vedi nella tua grazia, recinta e difesa, quando era appena una terra di luce. Per questo, donna, noi ora cantiamo, perché lo Spirito è sceso su lei, con la sua opera, la coprirà tantissimo, Figlio di Dio, sarà il suo Dio. Ora, diciamo che sono fuori di programma, vorrei dedicare questo concerto a una persona che ci ha seguito, che diciamo faceva parte del coro ormai, anche se non è mai venuto con noi, ci ha seguito subito da un po'. È una persona che è scomparsa, forse un po' prematuramente, caro. Negli anni, perché ogni modo
due volte. Siamo partiti dal 600, da Vivaldi, siamo passati attraverso un po' quello che definiamo barocco per definizione e che in particolare ha servito molto la Chiesa. Adesso invece passiamo ad un modo più moderno di affrontare la sacralità che è il gospel. Ma prima di fare questo facciamo un ultimo omaggio alla musica classica, perché insieme eseguiremo adesso l'Ave Verum di Mozart. When you dream of being in love.
Thank you.
che è stata promossa e è stata realizzata, ma anche tutti coloro che hanno collaborato, da Gina agli altri strumentisti, maestri, e tutti quanti voi, non so i vostri nomi, mi hanno detto i vostri nomi, ecco, di nuovo. Allora direi che è obbligatorio un applauso, questa è la chiave che avrei voluto dare questa sera, quindi ovviamente pura e semplice preghiera, siamo tutti qui solo con lo spirito di pregare, no? Questa sera nessuno di noi sta lavorando, questo sia chiaro per tutti. Anna Teresa D'Antuono a pianoforte. Enrico Priore al contrabbasso. Cristiano Paragone alla batteria. Gli ospiti della Corale d'Incanto, Rossana Stolgo, Federico Romano, grazie a Don Luca per averci ospitato in questa chiesa e per aver dato a noi